Benvenuti alla quindicesima sagra di Marrarotto 2. Vediamo questi giovani concorrenti in gara per il primo premio. Un telaio in acciaio inox, 15-40. Allora, vediamo un po' concorrenti in gara in questo momento. Ma vedete il pubblico? Quindi siamo a San Giusto, in che zona gli è questa? Ah, ma vedete? Ecco, il concorrente più, diciamo, acclamato dalla folla gli è lui osso. Fernandino viene dalla Carvana. Beh, vedete in questo momento la sconsolazione dovuta dall'avversario, l'amico testa di cazzo. Ma ecco il contrattacco di Nandino viene dalla Carvana, osso. Alla goccia, osso, alla goccia. La sta... Vediamo, no, con uno spruzzo, osso, una spruzza. Ecco, ce l'ha fatta, osso, ce l'ha fatta. E in questo momento gli è primo in classifica. Gli ha il punteggio più alto, attenzione... Perché ecco un calo, gli ha avuto un calo, osso, un crampo. Ecco l'amico, il contrattacco sta passando al contrattacco con un morettone, osso. Ma vediamo un po', ecco, molto, diciamo, questa persona molto igienica, pulita, che io ci andrei anche a mangiare a casa sua. Se lui mi invitasse, io ci andrei perché mi sa di pulito. Questa è gente, mi sa di pulito. Ecco, ma sentiamo, sentiamo. In questo momento lo sta umiliando. Merdaccia, merdaccia, merdaccia. Ecco, ecco, non calo, un altro calo fisico di Nandino viene dalla Carvana. Non ce la fa Nandino viene dalla Carvana, ragazzi. Ma vediamo una scottata. No, via, via. Madonna, ragazzi, non ce la fa. Incredibile, osso. Passa in testa Claudio D'Asseano. Questo gli è Claudio D'Asseano. Ragazzi, D'Asseano. Vedete, in questo momento... Ah, oh, che bello sulla pancia. Il bellio tutto di fuori. Guarda là, che igiene, ragazzi. Questa è gente veramente educata, diciamo, via. Andò uno sputa per le terre. Gli è un segno proprio, diciamo, di igiene. Vedete Arzoni. E Arzoni della Fiorentina, perché è un famoso tifoso viola. Ora che fa? Fa vedere il cincio a tutti? No, che fa? Ah, no, gli avevo un mancamento. Un mancamento si è rimesso a sedere, osso. Ma vediamo gli altri concorrenti ancora in testa.